partirei dal personaggio che fu eletto nel corso di quella drammatica elezione del Presidente della Repubblica, che era un personaggio, anche se aveva una lunghissima carriera politica alle spalle, abbastanza sconosciuto o misconosciuto, nel senso che era un po' questa figura del cattolico tutto d'un pezzo, molto abbottonato, che utilizzava aggettivi come imbelli, per esempio nel discorso che fa richiamando i grandi elettori a dare finalmente un voto significativo, eccetera. Ed era noto alle cronache, purtroppo, come spesso capita in varie occasioni nel gossip, era noto alle cronache per un episodio che non ricordo nemmeno tanto bene. Si era scandalizzato pubblicamente per una signora troppo scollata una volta in un ristorante, eccetera. In realtà è stato un personaggio che io vi invito a riscoprire, anche magari andando a rileggere proprio quel libretto intervista che gli fecero due presidenti della FUCI quando già non era più presidente, perché Scalfaro divenne nel corso della sua presidenza una rock star della politica, amato e seguito da tutti, anche da quelli dei partiti non direttamente a cui apparteneva, insomma dell'area politica a cui non apparteneva. Che cosa si trovò ad affrontare? Questo uomo che era stato tra l'altro un protagonista della Resistenza, che era un padre costituzionale nel vero senso della parola, cioè uno di quelli che la Costituzione aveva aiutato a scriverla, che si era sempre schierato dalla parte degli ultimi, nato in Piemonte, ma da una famiglia meridionale, quindi aveva vissuto anche su di sé alcune problematiche del nostro paese. Che cosa si era trovato ad affrontare nel momento in cui viene eletto? Poi racconterò quale fu il clima e il momento in cui venne eletto. Si era trovato a far fronte a un debito pubblico le cui dimensioni erano tali da pregiudicare l'ingresso dell'Italia in Europa, nell'Unione Europea. Si era trovato a fronteggiare quello che è stato forse il problema di natura etico, politico, istituzionale più grave dalla proclamazione della Repubblica in poi, cioè la delegittimazione di un'intera classe politica, della classe politica che aveva governato fino a quel momento il nostro paese e che stava cadendo materialmente a pezzi, a blocchi sotto lo scandalo di Tangentopoli e tutti i vari procedimenti della magistratura. E questa crisi non era solo istituzionale, ma portava a minare totalmente il rapporto tra istituzioni e cittadini. E quindi a rendere anche più difficile il radicamento dei principi democratici e la necessità di ricomprendere i valori costituzionali nelle coscienze degli italiani. Ecco, in questa fase così disorientata e disorientante, difese strenuamente l'unità dello Stato e in quel momento era apparsa, diciamo, nell'arco costituzionale la Lega Nord, che era diversa dall'attuale Lega di Salvini e che minava, diciamo, in maniera sostanziale allo Stato unitario. Si trovò a difendere anche il valore della politica, del senso della politica. Voglio ricordare alcune parole perché mi sembrano molto significative anche per oggi sui partiti. Lui dice bisogna certo stare lontani dai partiti che invadono le sfere di potere, le sfere di competenza dello Stato, lontano dai partiti lottizzatori e prevaricatori, ma
Facciamo attenzione, se crollano i partiti, su chi poggia il governo che deve avere la fiducia del Parlamento, il quale è fatto di gruppi parlamentari che sono espressione dei partiti? E questo è sicuramente una delle crisi, no? In cui ci troviamo oggi, in cui non si riesce anche in questa elezione che si sta svolgendo in questo momento. In cui non si riesce a trovare, no? Qualcuno ieri, qualche amica mia, insomma, scriveva, ma non si potevano fare prima tutti questi incontri? Scusate la battuta, no? Ecco, tutti questi, come mai si fanno tutti questi incontri, un anno che se ne parla, eccetera, e non si riesce a uscire da questa impasse? E quindi il richiamo di Scalfaro, alla politica, che comunque non si può fare a meno della politica. Ed è una politica particolare quella a cui lui richiama, cioè dice: la critica che faccio alla gestione del centrodestra è questa. Il concetto di cosa pubblica viene annullato quando ciò che è pubblico è trattato come cosa privata e personale. E poi dice, facendo anche un po' di autocritica, tutti i democristiani avevano il senso dello Stato? Non direi, però non si può negare che mai c'è stata una maggioranza che considerasse lo Stato come fosse cosa privata. Non è mai accaduto. Ecco, io penso che oggi purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere, no? Quando qualcuno dice: adesso deve essere uno dei nostri, della nostra parte, ora che ci sia uno dei nostri, eccetera. E quindi queste sono, diciamo, riflessioni che io butto là e vi consegno anche per invitarvi ad approfondire, a conoscere meglio questa figura che è molto interessante, che è anche molto coinvolgente il modo che lui aveva di parlare. Perché diventa poi, dopo, quando cessa il suo mandato, ma anche durante il suo mandato, così rappresentativo anche per i giovani, tanto che appunto dei giovani fucini vanno a intervistarlo e lo ritengono veramente un personaggio politico vicino a loro, perché si batte per quelli che sono i valori sostanziali, quindi la Costituzione innanzitutto. La Costituzione, scrive un libro che si intitola La mia Costituzione, ma non è la sua, di Oscar Luigi Scalfaro, ma quella di ogni cittadino, di ciascuno di noi. La pace. Si batte tantissimo contro la guerra in Iraq, per l'affermazione dell'articolo 11 della Costituzione, cosa che da questo personaggio ottantenne, no, alla fine del suo mandato, non era così scontato. E poi questa sua fedeltà alle radici, quindi dice: le radici sono la vita, possono esaltare, possono avvilire, possono turbare, ma sono la vita di ciascuno. Lì devo ritornare per riprendere fede ed entusiasmo nel servire la mia comunità. E poi a qualcuno che gli chiedeva al Quirinale, no, portava sempre il distintivo dell'Azione Cattolica nella giacca, e gli chiedeva perché portava questo distintivo. E lui risponde: perché è lì che mi fu insegnato cos'è la libertà, come deve essere vissuta, e che si lotta prima per quella altrui e poi per quella propria. Mi sembra molto bella questa espressione, quindi ve la consegno. Cosa succede in quel periodo dell'aprile-maggio del 92? Marco da Milano, che all'epoca era un ragazzo come voi, un universitario, aveva 23 anni, e faceva anche l'obiettore di coscienza ed era anche il mio assistente parlamentare. Quindi guarda in prima persona quello che sta avvenendo con gli occhi di un ragazzo che sta facendo l'università e che ha una forte, grande passione per la politica. Vi invito ad ascoltare quello che è il suo podcast, Il Botto, perché ricostruisce molto meglio di quello che posso fare io in questo momento, quello che fu il clima di quella
di quella, chiamiamola stagione. E quello che posso aggiungere io è che a febbraio viene arrestato il primo esponente, diciamo, di Tangentopoli, chiamiamolo esponente, il primo esponente di Tangentopoli a inizio quella che si chiamerà l'operazione Mani Pulite. Non sto qua a parlare di Tangentopoli e di Mani Pulite perché ci vorrebbe un altro spazio. Ovviamente condiziona fortissimamente quelle che saranno le elezioni del 5 aprile. Assistavamo, sapevamo tutti un po' quello che stava succedendo, ma insomma, che succedesse in quel modo, con quella velocità, che coinvolgesse i vertici dei partiti, di quello che si chiamava CAF, questa sigla che significava Craxi, Andreotti, Forlani, che erano quelli che diciamo costituivano la maggioranza in quel momento e che erano anche quelli che noi combattevamo in primo fronte, diciamo. Nelle elezioni del 5 aprile la Democrazia Cristiana perde ben 2 milioni di voti e c'è un cambiamento totale. Spariscono dei partiti, spariscono delle sigle. Addirittura il personale interno alla Camera dei Deputati che faceva riferimento a questi partiti deve essere riciclato su altri perché non trova più una sua rappresentanza. E poco dopo ci sono le elezioni per il Presidente della Repubblica. Cossiga si è dimesso 2 mesi prima del termine del mandato e ci troviamo di fronte a questa situazione. Si racconta bene nel podcast di Marco tutte le occasioni per cui vanno a vuoto le elezioni, le schede bianche, il richiamo continuo di Scalfaro che in quel momento è presidente della Camera e diciamo è quello che fa a voce alta, declama l'esito delle votazioni. Il clima si fa per noi che eravamo arrivati in quel momento, che eravamo dei deputati comuni, insomma, senza nessun particolare riconoscimento, il clima diventa terribile. Il clima esterno, c'è un odio nei confronti di chi fa la politica, era stato abolito il titolo di onorevole, giustamente, insomma, poi adesso si è ripreso un po', ma insomma non era quello. Ma c'è proprio un clima di odio. Io che ero fortunatamente a Roma e quindi non dovevo spostarmi e quindi potevo in qualche modo continuare la mia vita normale, avevo bambini tra i 6 e i 9 anni, tre bambini tra i 6 e i 9 anni, li portavo a scuola, non dicevo a nessuno però. Deputato, un po' per riservatezza, insomma, e un po' perché veramente c'era un odio fortissimo. Fuori dalla Camera dei Deputati c'erano continuamente assembramenti, gente gridava ladri, ladri, eccetera. Quindi il clima è terribile fuori, è terribile dentro, c'è uno scontro durissimo tra le correnti, non si riesce a trovare il bandolo della matassa. C'è uno scontro tra Forlani, che è segretario di partito, e Andreotti, che fino ad allora erano stati alleati, che è il presidente del Consiglio. Alla fine sembra che si arrivi a una sorta di accordo sulla figura di Andreotti, e potete immaginare per noi, per me che fin dal liceo lo vedevo come un personaggio assolutamente dall'altra parte di quello in cui io credevo, cosa poteva significare. Noi in una di queste votazioni votiamo Tina Anselmi, altro personaggio che vi invito ad approfondire e a studiare da vicino, perché io penso, vi invito a studiare e a approfondire, a trovare libri su questi personaggi, perché io penso che per capire l'oggi bisogna porsi su una distanza, porsi un po' più in alto, no? Quindi allargare gli orizzonti e ritrovare gli insegnamenti di queste persone.
E si arriva al 23 maggio. Il 23 maggio è un sabato, noi abbiamo organizzato un incontro nella Sala Valdese che ci ospitava frequentemente per i nostri incontri. Mi ricordo che doveva partecipare Giovanni Bianconi, non mi ricordo il titolo dell'incontro, non mi ricordo se lui arrivò o fu impedito ad arrivare perché è richiamato dal giornale perché in quel momento arriva la notizia dell'attentato a Falcone. E è un momento terribile, veramente si perde, sembra che non ci sia nessun punto di riferimento, nulla che possa far fronte a quello che sta succedendo. Se prima c'erano state le Brigate Rosse che in qualche modo uccidendo certi obiettivi sembravano aver eseguito, no? Eseguito delle segnalazioni quantomeno da parte di qualcuno, adesso sembra che avvenga la stessa cosa per la mafia. Lo stesso Scalfaro nel discorso, diciamo, che farà. Ritiene che non appartenga solo alla mafia questo attentato. E Andreotti, non siamo solo noi a essere colpiti terribilmente, Andreotti ritira la propria candidatura. Vi invito a riascoltare le parole di Rosaria Schifani, la vedova di uno degli agenti della scorta, durante quel funerale, che anche quello è un funerale terribile, forse è la prima volta che noi. Voi adesso forse siete abituati a questo, ma per noi in quella generazione è la prima volta in cui vediamo che le alte cariche dello Stato e anche i rappresentanti della Chiesa presenti in quel funerale vengono contestati durissimamente perché c'è una sorta di disperazione. La perdita di questo personaggio che rappresentava tantissimo e la morte di questi, come dice Rosaria Schifani, di questi servitori dello Stato che hanno perso la vita, questi servitori dello Stato, e in qualche modo a causa dello Stato, e quindi non solo della mafia, ma anche di come era ridotto lo Stato, no? Questo Stato così indebolito in questa politica così fragile. E penso che questo possa bastare per oggi. Se volete, potete richiedermi successivamente altre cose. Diciamo che quello che resta, diciamo, importante. Da capire che lì comincia quella che sarà la crisi dei partiti, che io penso che non si esca se non si recupera non la partitocrazia, ma un senso alto della politica. Io avevo scelto di fare politica attiva per tre motivi della mia formazione, perché nella FUCI di allora tornava continuamente quanto diceva Paolo VI, che la politica è una forma alta della carità, per l'esperienza della Rosa Bianca, di cui forse in questi giorni avete sentito parlare. Avevamo organizzato un convegno nel 1980 che si intitolava, con tutti i movimenti giovanili dell'epoca, Riamare la politica, quindi vedete, viene da lontano questa cosa. E come terza cosa, per fedeltà a tutti questi nostri cari amici vicini a noi, in particolare Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1988. Io ogni tanto faccio delle domande ai fucini, chiedo: ma voi sapete chi era Roberto Ruffilli? Tutti mi rispondono: no, non sappiamo chi era. Era una persona per noi molto cara, molto amica, ma che stava scrivendo le regole, le riforme, le tanto agognate riforme. E la sua uccisione, da tutti, scusate, la sua uccisione
anche dallo stesso Achille Ardigò, all'epoca fu intesa non soltanto come eseguita dalle Brigate Rosse, ma che dietro ci fosse la P2. Lui peraltro faceva parte della commissione che indagava sulla P2, e sicuramente queste morti hanno fatto fare una curva a U alla democrazia e al nostro paese. Mi raccomandavate voi ragazzi della presidenza di dare delle parole di speranza. Io penso che le parole di speranza ci debbano essere sempre, e in particolare questo invito che fa Oscar Luigi Scalfaro: non arrendetevi mai. Ecco, non arrendersi significa anche approfondire i motivi profondi. La storia, che sempre Scalfaro, una cosa che ho letto stamattina, dice: la storia è una maestra, ma sono pochi gli allievi. La storia e questi personaggi, le loro parole, i loro scritti. Sono sicura che farete un buon lavoro. Grazie.